verso il Natale. Natale intreccio di storie, Natale intreccio di sentieri, Natale festa di pellegrini che si incontrano. Il primo Dio che scende dal cielo, il pellegrino bussa al cuore al grembo di Maria, poi Maria si mette in cammino, poi i pastori. Allora sui passi di tutti i protagonisti dell'Avvento che si misero in cammino, anche noi questa sera vogliamo cominciare il nostro cammino verso il Natale, che è un cammino di comunione, e lo facciamo raccogliendo il titolo del vescovo nella sua lettera pastorale, di prendere l'essenziale dal zaino. Vedremo come nel dispiegarsi del nostro cammino troveremo l'acqua, il pane, troveremo le cucine. Ma l'acqua, prima di essere borraccia, l'acqua è un desiderio che scaturisce dal cuore dell'uomo. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, l'acqua allora è un dono di grazia che noi vogliamo implorare, perché il nostro cuore anela a te, Signore, anela la fonte, anela l'acqua, il nostro cuore anela la rinascita. Solo Gesù, nascendo tra noi, ci può restituire. E allora preghiamo insieme il dono dell'acqua viva, lo preghiamo insieme con il Salmo 63, alternando le voci maschili con le voci femminili. Oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti servo, a sete di te l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Guardando la tua finezza e la tua gloria, poiché nel tuo amore va la vita della vita, le mie acque